Piazza 6 febbraio, non è una piazza casuale oggi, perché siamo a metà strada di un percorso urbano, di un sentiero urbano, il primo sentiero urbano di Milano del CAI. Qui dietro di me vedete appunto i primi trekker che stanno facendo questo percorso urbano. Sono partiti da Piazza del Duomo, il percorso urbano numero 1 di Milano, passa poi attraverso il Parco Sempione, arriva qui giù attraverso poi Piazza del Febbraio, il parco di City Life, vedete lì dietro infatti i grattacieli di City Life, e poi arriva fino alla vetta di Milano, la montaghetta di San Siro. Tutto questo è stato organizzato dal CAI, il CAI di Milano, che appunto per questa Civil Week ha voluto far conoscere ancora meglio la cittadinanza questo percorso urbano, e che quindi sta portando un po' di cittadini alla scoperta di questo sentiero, un sentiero urbano. E quindi eccoci qui con il CAI di Milano, proprio mentre si attraversa una strada, diciamo, un po'. Questa è la ferrata della urbana, diciamo, sì, no? Sono i passaggi, sì, quelli difficili urbani, giusto? Sì, è uno dei passaggi difficili urbani, perché quando si passa in mezzo alle macchine bisogna sempre prestare attenzione. In montagna, attenzione a crepacci, in città, attenzione alle macchine, e purtroppo è così. Anche se il nostro sentiero l'abbiamo tracciato in modo tale da non avere. Tanti attraversamenti, ecco, allora, di macchine. Alfredo, raccontaci bene, allora, questo è un sentiero tracciato dal CAI di Milano, è un, sì, sentiero urbano, sì, il primo a Milano, speriamo che ne vengano altri perché sarebbe molto interessante. Il primo a Milano, no? Il primo in Italia e uno dei pochi in Europa. Perfetto. Poi, intendiamoci, ci sono altri gruppi, altre associazioni che hanno fatto dei sentieri, dei percorsi, ma non nessuno ha fatto come ha fatto il CAI, un sentiero tracciato col GPS e accatastato al Catasto Nazionale e Regionale dei Sentieri. Infatti il numero 101 è derivato dall'iscrizione al Catasto che ci ha dato questo numero. Ma perché è importante fare, invece, a parte gli scherzi, un sentiero urbano? Qual è l'importanza? L'importante è che noi auspichiamo, non solamente noi, io penso la maggior parte dei cittadini milanesi, un nuovo modo di vivere la città. Noi parliamo tanto di mobilità ecologica, di mobilità sostenibile, ma cosa la c'è? La città 15 minuti adesso, esatto, molti dicono. Ma no? Cosa c'è di meglio che usare, di ecologicamente perfetto, che usare le proprie gambe? Non solo, ma quando si cammina si guardano le cose, si vedono particolari che spesso passano inosservati, presi come siamo dal fatto di andare di corsa, perché dobbiamo andare in ufficio, dobbiamo lavorare, dobbiamo andare a fare delle compere. Invece noi vogliamo che i cittadini milanesi abbiano questo dono per vivere la città in un modo diverso. Allora Andrea, io ti chiedo di girarti su te stesso, perché guarda che questo gruppetto è il gruppetto che oggi sta facendo insieme al CAI questa escursione durante appunto questa Civil Week. Adesso qui si uniranno altri che faranno l'ultimo tratto. Il sentiero quanti chilometri è? Parte da Piazza del Duomo, giusto? Sì, parte da Piazza del Duomo e arriva fino alla sommità del Monte Stella. Noi l'abbiamo tracciato il GPS, è 9,5 km. 9,5 km che magari a qualcuno possono spaventare, perché dicono cosa vuol dire, è lunga, cioè non ce la faremo. No, non è vero. Tutti quelli che abbiamo portato a fare questo trekking sono entusiasti, perché si sono accorti che magari fare 9 km godendo la città con tanti particolari in modi diversi aiuta molto. 9,5 km, appunto, diciamo, non è una enormità, è veramente possibile per tutti farlo, sì, in fondo, sì, no? E oggi infatti avete qui davvero tantissime persone che lo stanno facendo, adulti, un po' più avanzati di età, bambini. Con tanti bambini, sì, con tanti bambini, perché abbiamo voluto dare un significato, il vivere la città in un modo diverso è soprattutto dedicato anche ai bambini. Perché un domani questi bambini diranno: io ho avuto l'onore di fare questo primo sentiero, a cui poi sono seguiti tanti altri sentieri, tanti altri percorsi. Ecco le tracce, vedi? Allora guarda Andrea, facciamo vedere qui, sentiero 101, Milano cima, Milano in cima, eccolo qua, lo vedi Andrea, riesce a farlo vedere? Scusate bambini, eccomi qua, Milano in cima, Milano 101, questo è il classico segno bianco-rosso del CAI, che quindi a tutti gli effetti siamo su un sentiero come quelli appunto di montagna. Chi è che mi vuole raccontare com'è questa esperienza cittadina del camminare? Dov'è questo Lorenzo? Dov'è Lorenzo? Lorenzo, vieni qua, Lorenzo. Chi è Lorenzo? Lorenzo Montanaro mi sa qua, eh. Ciao Lorenzo, allora, di solito vai in montagna mi sa te, però. Sì, sì. Oggi è piatto invece, qua è facile. Perché ti piace tanto camminare?
Perché mi piace vedere tutta la natura e mi piace muovere le gambe. Muovere le gambe. Qui puoi vedere anche i grattacieli, puoi vedere la natura, prima parlavamo degli alberi, sì, di Piazza del Febbraio. Insomma, è ancora forse più stimolante, più bello, oppure la montagna, però quanto è bella la montagna? È più bella la montagna. È più bella la montagna, Però si fa più fatica in montagna. Sì. Si fa meno fatica in città, però più bella la montagna. Ecco, questo è un bellissimo messaggio. Un'altra montanara ad hoc, come ti chiami? Emma. Emma, ti piace camminare, ti piace andare in montagna? Sì, mi piace. Hai già fatto tutte le vette d'Italia? No. Sì. Ah sì, già fatte, cavolo, complimenti, brava Emma. Brava Emma. E quindi questa per te oggi è una passeggiata facilissima. Sì. Sulla montagnetta ci sei mai stata invece? Sulla meta di San Siro? No. Oh, vedi, allora oggi potrai arrivare fino alla vetta della montagna di San Siro, che un alpinista come te immagino sarà una passeggiata di salute. Chi altro invece? Un papà, qualche mamma? Cosa conosci tu? Lo stadio di San Siro. Ecco, ti piace? Sì. Bello, quello però non si può scalare, quello non puoi scalarlo. Allora, i bambini subito sono lanciati, un genitore, un nonno, uno zio, cosa abbiamo? Genitore, nonno, zio? Nipotino. Ciao nipotino. Nipotino. Allora, allora qui con tanto di carichi immagino che qua insomma uno che di montagne ne ha calpestate. Di montagne ne ho abbastanza calpestate e mi hanno sopportato tranquillamente. Col mio peso, in qualche caso, sono riuscito anche ad abbassarle un po'. Oh, sono anche contento e mi dà speranza che forse un giorno potrei anch'io mettermi a fare questa carriera di camminatore. Se basta volere. Basta volere, ok. Oppure iniziare col cammino urbano. Oppure iniziare col cammino urbano o con tutte le altre attività che il CAI crea, genera, inventa. Che inventa un po' per tutti, perché l'inventa per chi vuole arrampicarsi sulle grandi vette e sulla natura delle montagne principalmente, perché questo fa parte come dire del nostro statuto, ma per tutti, per tutte le possibilità, per ecco, tutti quelli che vogliono vivere in compagnia e in sintonia con la montagna e con la natura. Anche perché poi ricordiamo che il CAI di Milano, nonostante sia una città più piatte d'Italia, gestisce tantissimi rifugi poi su montagna invece. Il CAI di Milano gestisce tantissimi rifugi e fino a pochissimo tempo fa, se non ricordo male, era quello che aveva più rifugi di tutte le sezioni italiane. Adesso moltissimi dei rifugi che abbiamo avuto in eredità dalla Prima Guerra Mondiale e quindi erano tutte le caserme austriache nell'Alto Adige, sono state tutte rese alla provincia, alle province autonome, però tuttora ancora viaggiamo con qualcosa come 7, 8, 10 rifugi, 15 rifugi, mi corregge, esattamente, e che copriamo un po' dal Monte Bianco fino ancora al Trentino, all'Alto Adige e soprattutto poi dopo qui in Lombardia, ne abbiamo tantissimo. Lombardia, ovvio. Esatto. Dove possiamo trovare qualche informazione in più sul CAI di Milano e anche per capire bene il sentiero una volta tracciato, aperto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno? A disposizione di tutti, però per dare altre informazioni. Alfredo. Lui. Sì. Alfredo. Allora, innanzitutto vorrei ricordare che questo trekking siamo riusciti a organizzarlo grazie al nostro gruppo Family e Alpinismo Giovanile Family. Lo dico perché pensa che il CAI organizza solo quelli che sanno andare in montagna più rapidamente, sì, veloci. Spesso volentieri si vedono, no? 2 ore. Sì, sì, ma quello del CAI ci mette 2 ore, io ce ne metto 4, si dice sempre, no? Quando vedi il gruppo Family invece organizza proprio le famiglie, con i bambini, ecco, i genitori, i nonni, con tutti coloro che vogliono continuare a vivere la montagna, anche se magari hanno dei bambini piccoli o dei bambini che magari non gli consentirebbe di fare queste cose da soli, e questo gruppo è un gruppo organizzato. Cito questo perché voglio dire è un ringraziamento particolare
che il CAI Milano fa al proprio gruppo del gruppo Family, per quello che siamo riusciti oggi ad organizzare, nonostante il tempo non sia mai stato dalla nostra parte. Solo oggi, stranamente, non piove. Ecco, meno male, vedi? Meno male. Allora, il CAI porta bene. Porta bene, bene. E allora io direi, continuate pure, noi non vi fermiamo oltre, continuate pure la vostra camminata. Andrea, facciamo vedere questo bellissimo gruppo del CAI che quindi va verso la vetta di Milano, la vetta di Milano, la vetta del Montestella. Grazie allora e buona camminata allora. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Buona camminata. Ciao. Ci si vede in vetta.